occasioni, come nelle migliori occasioni, sala piccola, gremita, anche per le fotografie, diciamo che siamo abbastanza a posto, no, al di là di questo c'è un'ottima, molto democristiana, mi fa molto piacere. Come sta, stavano anche così. Bene, con molto piacere vi do il benvenuto come primo relatore a questa presentazione, a questa conferenza stampa che vuole essere, al di là della conferenza stampa classica, proprio la scrittura operativa di una collaborazione che inizia oggi tra due sodalizi, uno con molta esperienza, che è un'associazione di categoria affermata della provincia di Cuneo, il CNA, rappresentata dalla sua presidente Patrizia Del Masso, che salutiamo con un bel applauso. Il responsabile di zona della CNA, editore, vicepresidente, nonché esperto di comunicazione ai massimi livelli, una persona alla quale il nostro territorio deve dire molte grazie per lo sviluppo che ha avuto in questi ultimi decenni, per me è un grande amico, Carlo Borsalino. Al mio fianco il direttore del consorzio Eccellenze Langhe Monferrato Roero, senza trattini e senza congiunzioni, ecco, Alessandro Germani. A nome del consorzio saluto molto con piacere membro del consiglio di amministrazione Ezio Cravesano e i componenti dell'alto comitato di indirizzo, l'avvocato Giuseppe Rossetto, in una di territorio, poi lo diremo, il già sindaco di Castiglione Falletto, l'amico Fazio. La signora Marina dello staff operativo del nostro consorzio, che davvero ci sta aiutando moltissimo, e un saluto alla stampa, a tutti voi operatori del settore, appassionati, innamorati del territorio e soprattutto persone che vogliono vedere in questo progetto dare la propria collaborazione ed allargare davvero questo raggio d'azione che vogliamo assolutamente portare avanti. Guardate, da un anno a questa parte, come ben sapete, come ormai tutte le pagine dei giornali inondano di questo acronimo che è UNESCO, noi vogliamo davvero, ancora una volta, ringraziare la storia, le persone che hanno fatto questo territorio e che hanno permesso che anche noi fossimo qua oggi, perché l'evoluzione di questo progetto fa sì proprio di calarsi sul territorio. Qua le parole non contano, se saremo capaci a dare vita a questo progetto congiunto, perché noi da soli l'abbiamo capito subito, come consorzio Eccellenze possiamo solo lavorare al fianco di coloro che hanno un'esperienza nella proposizione dei progetti, nel rapporto con le associazioni, con le aziende, le piccole e medie aziende, quelle che comunque fanno sempre molta difficoltà a uscire dal proprio circondario, dal proprio territorio, perché questo riconoscimento UNESCO ci impone di lavorare perché per mantenere un territorio come questo, e lo sa bene, io lo so bene come direttore del sito UNESCO e lo sa bene il consigliere d'amministrazione Giuseppe Rossetto, il territorio si può mantenere soltanto se c'è una grande costanza da parte di tutti e si porta quella ricchezza che è il valore aggiunto per mantenere la bellezza della quale godiamo tutti. Noi oggi godiamo di una bellezza che è frutto di lavoro di 2000 anni delle persone, uomini e donne, che hanno plasmato questo territorio. E questo consorzio, che è stata un'idea a più mani, condivisa subito anche con Patrizia Del Masso, perché ci siamo subito rivolti a lei in quanto esperta di associazioni di categoria, esperta di quelle aziende che hanno bisogno di farsi strada lavorando in equipe, in team, vogliamo cercare di coinvolgere, come dicevo, le aziende non come il solito consorzio, pur rispettando tutti i consorzi che sono di categoria, consorzi di corporativismi che davvero da anni lavorano sul territorio. Noi vogliamo essere a servizio di quelle aziende che dal basso hanno bisogno di svilupparsi. Faccio un piccolo esempio, e non è ancora mai successo. Le aziende che vorranno iscriversi, che vorranno aderire al consorzio in varie forme, perché noi non abbiamo solo il wine e il food. Perché essere eccellenza di un territorio come Langhe Roero Monferrato vuole dire il design,
l'artigianato, e CNA è una rappresentanza importantissima, proprio perché queste capacità, queste eccellenze vanno esportate in tutto il mondo e vanno pari passo con il vino e con il cibo. Sono forme di arredo, di design. Un esempio, Made in Landia, giovani ragazzi architetti del nostro territorio che stanno esponendo design spontaneo ad Alma in queste settimane e stanno raccogliendo apprezzamenti. È arrivato il TG1, è arrivato Canale 5, cioè veramente bastava poco per dargli il là per queste cose, e loro hanno aderito anche al consorzio perché credono che noi possiamo essere quel veicolo, e noi dobbiamo essere il veicolo che porterà nel mondo queste eccellenze, e ce ne sono tantissime. È chiaro che il compito è un compito arduo, sappiamo che da soli non si va da nessuna parte, abbiamo però la voglia di fare bene, non dobbiamo nemmeno correre eccessivamente perché non è una lotta al tempo, qui non c'è da arrivare a nessun traguardo se non quello di garantire nei prossimi anni davvero un coordinamento di tutte queste aziende. Noi vorremmo essere davvero in tante, non ci mettiamo un limite, 100, 200, 300, quello che arriverà cercheremo di portarlo al meglio in giro per il mondo, ma soprattutto anche nel local, perché il glow local che tanto Giuseppe Rossetto già da sindaco ha spiegato in tutto il mondo, nelle manifestazioni anche della Fiera, quando mi ricordo facevi bellissimi interventi, bene, è la chiave del successo, perché noi tante volte le nostre capacità non riusciamo anche ad esprimerle all'interno del nostro paese, sistema Italia, perché tante volte noi andiamo a vedere nella zona Alberobello, un esempio, Alberobello è un patrimonio dell'umanità, Alberobello non conosce le nostre bellezze, e noi vogliamo anche sviluppare tra i siti UNESCO queste eccellenze. Il Ministero delle Politiche Agricole, con il Vice Ministro Andrea Olivero, ci ha affidato al Consorzio Eccellenze Langhe Monferrato Roero l'organizzazione durante Expo di un meeting nazionale ma rivolto al mondo di tutti i siti UNESCO che all'interno delle eccellenze, e hanno chiesto a noi di coordinare i lavori. Questo è un grande onore, cioè noi che abbiamo questa sensibilità, perché un qualche cosa di particolare ce l'abbiamo se siamo arrivati a essere patrimonio dell'umanità, ebbene un qualche cosa che ci fa scaturire sempre di voler coordinare con tutti al meglio queste eccellenze, e noi oggi proviamo a partire forti di già un gruppo di associati che hanno aderito dalla prima ora, e abbiamo già le prime iniziative a livello nazionale ed internazionale, con Patrizio Dalmasso anche diciamo in Francia, a Nizza avremo prossimamente una bel vernissage di manifestazione nella quale parteciperemo, prima faremo Cuneo, poi faremo Nizza, ma poi ci allargheremo a tutta una serie di altre attività, e per settembre, ottobre, novembre il nostro sogno, piccolo sogno, sarebbe quello di creare delle navette particolari, non i pullman, beh, il parolo extra, perché tutto quello che è stato fatto per portare da Milano nel nostro territorio a conoscere il patrimonio UNESCO è un progetto eccellente, anche il Monferrato lo sta facendo. Noi vorremmo far partire da una città come Alba, che è il riferimento, navette verso le aziende, perché chi viene vuole comprare, e tante volte arriva ad Alba ma non sa dove andare, e noi vorremmo creare questa rete, chi si associa a noi porteremo a casa i clienti, perché questa è la forma importante, cioè il nostro associato non dovrà obbligatoriamente muoversi per girare in tutto il mondo e cercare di lavorare, cercheremo anche noi di portargli a casa quella che è la redditività per poter poi mantenere il proprio territorio e la propria azienda al meglio. Questi sono alcuni degli obiettivi che noi ci poniamo inizialmente con i piedi ben per terra, forti però dell'esperienza che oggi chiudiamo con il CNA, e io sono molto orgoglioso di questo, e mi auguro davvero che col direttore e tutto il consiglio di amministrazione possiamo davvero portare un buon successo. Il primo esperimento positivo è stato Rodinfiore, ringrazio Enzo Carovesano che ha coordinato queste attività, purtroppo il tempo non è stato magnanimo con noi, con tutti coloro che hanno lavorato per questa iniziativa, però è stata un'iniziativa positiva che negli anni sicuramente si rafforzerà nel tempo. Ecco, io lascio adesso la parola a Carlo Borsalino che illustrerà alcuni temi di questa collaborazione, poi Patrizia e poi magari anche il nostro direttore su quello che è già stato fatto dal consorzio potrà integrare. Grazie dell'ospitalità, grazie a tutti voi, e davvero sostenete il consorzio perché ci sosteniamo tutti insieme in questo grande progetto. Grazie.